ragazzi, ciao a tutti, sono Dani, qualcuno di voi mi conosce già dal blog lostontheroute.com, per gli altri che non mi conoscono, piacerissimo. Siccome molti mi avete scritto e mi avete chiesto se potessi farvi vedere il mio furgone camperizzato, ho pensato che oggi facciamo un piccolo tour, quindi benvenuti. Questo è Arancino, è un Volkswagen Crafter del 2017, comprato in Germania durante la pandemia, convertito in 4 mesi, omologato in altri 4 mesi, un processo orribile di cui ho spiegato, ho scritto nel blog, però se vi servissero informazioni per omologare un van in Italia, scrivetemi che sicuramente posso aiutarvi. Comunque, cominciamo col tour. Allora, per cominciare, questa è l'entrata. Qui abbiamo montato delle finestre, una finestra qua e due posteriori che vi farò vedere in seguito. Le abbiamo montate fai da te, ordinate da Camper Glass, un sito inglese. È un procedimento abbastanza semplice, se vi piace il fai da te, una cosa che credo sia alla portata di tutti. Entriamo qua, avanti avanti, non fate i timidi e cominciamo il nostro tour. Questa è la cabina di guida e qui di fronte abbiamo installato uno swivel seat, un sedile girevole che si può girare semplicemente spingendolo e può diventare parte della zona abitativa quando il camper è fermo. Ovviamente durante il viaggio i sedili devono essere sempre girati verso il fronte. Qui a fianco abbiamo convenientemente posizionato un frigo isoterma da 85 litri. Ecco qui il frigo e qui abbiamo una bella birretta fresca, perché senza birretta non si può cominciare il tour. La lasciamo qui un attimo perché prima di arrivare al cavatappi voglio farvi vedere qualche altra parte del nostro van. Qui abbiamo installato una tenda oscurante isolante. Oscurante isolante perché di notte oscura la luce. Ciao! E in più perché divide la zona di guida, che è una zona abbastanza fredda, durante la notte abbastanza calda, non essendo isolata termicamente, dalla zona abitativa che invece è isolata. Infatti il soffitto, pavimento, pareti e porte sono tutte isolate con dei pannelli in poliuretano espanso, un po' di schiuma e altri materiali che trovate nell'articolo sull'isolamento termico. Qui abbiamo ricavato un piccolo spazio per inserire una scopa che può sempre tornare utile sia per pulire i pannelli solari che sono sul tetto, che vi farò vedere in seguito, sia un piccolo scalino apribile nel caso serva uno scalino. Poi vi mostrerò anche dove lo usiamo specialmente. I nani da giardino non arrivano al letto. E un piccolo estintore che è sempre utile in caso di emergenza. Speriamo di non usarlo mai, però è lì, just in case. Ok, rimettiamo dentro le cose e continuiamo. Qui abbiamo due prese del riscaldamento. Abbiamo installato un JP heater, che è un riscaldamento tipo Truma Combi che vedremo in seguito. Qui abbiamo installato due prese della reazione. Continuiamo con il nostro tour, andiamo avanti. Qui abbiamo un mobile dove posizioniamo bicchieri, pentole, quando abbiamo delle giacche anche qua sopra. Al momento è abbastanza vuoto perché non stiamo viaggiando full time, stiamo ancora viaggiando viaggi corti, quindi abbiamo ancora tanto spazio libero. Qui sopra invece, se volete salire, abbiamo un altro grande scompartimento che è sopra tutta la cabina di guida, dove teniamo per esempio piumoni, dove teniamo materiale per le pulizie oppure altre borse che si usiamo durante la giornata per fare spesa, o una borsa termica per la nostra preziosa birra, molto importante. Ok, questa era la parte davanti. Qui abbiamo un rubinetto, acqua calda, acqua fredda, sapone, e qui un'altra mensola, un pensile, dove al momento stiamo tenendo tutti i nostri biscotti, pani, pani integrali e tutte queste cose qui. Poi qui sotto c'è il lavello, la birra, la santa birra. Qui sotto abbiamo un lavello e qui c'è una tanica da 10 litri di acqua che utilizziamo già giusto in caso se servisse dell'acqua potabile pulita, qualora non riuscissimo a riempire il serbatoio delle acque chiare con acqua pulita.
dei materiali per pulire e lì sotto teniamo una sacca con i panni sporchi. Poi c'è anche una poggiapiatti per quando laviamo. Ok, andiamo dall'altra parte. Dall'altra parte abbiamo i bidoni per la raccolta differenziata, quindi secco, umido, uno per la plastica, vetro. Molto importante da non dimenticare durante una camperizzazione, molto molto importante. Qui abbiamo un piano induzione. Qui sotto ci sono altri posti dove teniamo i piatti, dove teniamo i vari elettrodomestici. Ci sono per esempio ferro da stiro, bollitore, tutte le cose essenziali che possono servire per strada. E qui, con questo meccanismo, abbiamo bloccato tre cassetti. Un cassetto molto importante è dove teniamo tutte le cose per la cucina. Qui possiamo prendere anche un bel cucchiaio ed aprirci la nostra birretta. Il tour diventa molto più interessante da questo punto. Amore. Ok, continuiamo. Mensolina con le spezie. Potete avvicinarvi così vedete bene. Qui un'altra mensolina. E qui un pensile in cui teniamo le cose per il bagno, quindi qui abbiamo lacche, saponi, qualunque cosa serva. Ovviamente per la mia ragazza questo è lo spazio e questo piccolo angolino è dove io tengo il mio spazzolino, il mio gel e se capita, se posso, uno sciampino però. Continuiamo. Qui sotto abbiamo installato dei LED, sia di qua che di là, che possono cambiare colore. Al momento non si vede un granché per la poca luce che c'è, però poi lo vedremo quando c'è un po' meno sole. Bene, qui sotto, se volete avvicinarvi, abbiamo dei tre interruttori. Un interruttore per la luce davanti, un interruttore dimmer per la luce dietro e l'interruttore del bagno, che anche questi vedremo in seguito quando c'è un po' di buio. Ok, ora vi starete chiedendo cosa c'è sotto questo cassettone bellissimo dove ci sono i cucchiai apribottiglia, le forchette apribottiglia, i coltelli apribottiglia e qualunque cosa che possa essere utilizzato come apribottiglia. Bene, qua sotto è dove teniamo i nostri vestiti. Mi muovo per farvi vedere quanto è grande questo cassetto. È veramente veramente spazioso. Ovviamente quello sopra è per la mia ragazza e io mi becco quello sotto, che comunque è grande uguale. Qui teniamo anche un asse del letto, che poi vi faremo vedere come si monta, e un piccolo tavolino che può essere usato per fare colazione a letto, qualora il letto è fatto e non c'è il divano. Anche quello lo vedremo tra poco. Ok, un attimo, un altro sorso. Stop. Prima di arrivare al bagno, volevo mostrarvi questo piccolo armadietto. Un armadietto a scorrimento dove teniamo tutto il nostro cibo. Qui un po' di pasta, le varie spezie, sale, pepe, peperoni, sughetti, e alla fine arriviamo anche alla birra, perché non c'è mai abbastanza birra in un camper. Ok, rimettiamo a posto, ciao amore. Chiudiamo qui e proseguiamo con il tour. Adesso continuiamo con una zona molto importante per un furgone camperizzato che personalmente reputo essenziale se volete viaggiare full time per lunghi periodi o per lunghi viaggi, è il bagno.
ovviamente. Quindi, questa, dietro questa magica porta, che si apre semplicemente avvolgendosi, c'è il nostro bagno. Qui c'è una doccia completa. E da questa parte invece c'è un piccolo WC costruito da noi. Il bagno è molto importante in un camper, perché pensate, se state viaggiando in giro e non avete un posto dove scaricarvi, veramente potete perdere tanto tempo e dovete, ma tanto tempo, per trovare a volte un bagno. Poi se siete uno come me, magari vi adattate anche, dove trovate un posto vi mettete giù, però magari se avete una ragazza tipo la mia che lei ha bisogno di un po' di privacy, beh, questo è un posto ideale da costruire, no? Questo è un bagno doccia, o in inglese si chiama wet room. Qui abbiamo il nostro miscelatore, il doccino. Qui abbiamo installato un piccolo sistema per stendere i panni, estraibile quando serve. Qui sotto c'è una presa del riscaldamento per riscaldare l'ambiente qualora sia freddo fare una doccia durante l'inverno. E qua abbiamo il nostro gabinetto con uno specchio. Il gabinetto che abbiamo creato è un gabinetto compostabile, quindi quando lo apriamo si dividono da una parte i liquidi e da una parte i solidi. In questo modo si creano due rifiuti, due scarti, entrambi biodegradabili senza l'uso di prodotti chimici. Da qui possiamo aprire tutta la nostra zona bagno. Come potete vedere, qui c'è un sacchetto biodegradabile per i rifiuti solidi, diciamo, mentre qui abbiamo una tanica per i rifiuti liquidi. Da qui abbiamo creato un circolo d'aria che passa da qua dietro. Qui c'è una ventolina a 12 volt che va 24 ore su 24 per eliminare gli odori, che porta direttamente a una bocchetta, adesso si vede molto poco, una bocchetta esterna che abbiamo installato qui nell'angolo, che porta direttamente fuori dal van. In questo modo non abbiamo mai problemi di odori. E il modello è fatto fai da te, però l'idea è stata presa da alcuni modelli molto famosi, tipo il Nature's Head, di cui parlo in un articolo sul bagno e in cui vi spiego meglio il funzionamento, diciamo. Qui, in questo angolino, abbiamo invece della segatura che viene utilizzata per coprire i rifiuti solidi una volta fatti, in questo modo l'odore è ancora minore. Ovviamente poi c'è un coperchio che è ermetico e qui anche una tavoletta del bagno che si chiude coprendo la tavoletta e quindi ermetica. Ok, questo è il nostro bagno, proseguiamo col tour. Chiudiamo la magica porta e adesso siamo quasi arrivati alla zona letto o zona soggiorno, però prima di arrivare voglio mostrarvi una cosa. Guardate qui. Questo è un cassetto estraibile di 1,5 m. Qui veramente ci sta il mondo. Al momento non abbiamo ancora trovato un uso per questo, in quanto non stiamo viaggiando a tempo pieno, però veramente è uno spazio che sarà molto utile in futuro. Pensiamo sarà molto utile soprattutto per fare la doppia stagione, per tenere i vestiti che non usiamo nella stagione corrente. Costruire questo cassetto è stato possibile perché abbiamo pensato di creare una dinette rialzata di circa 32 cm dal pavimento. Quindi il nostro soggiorno non è a livello pavimento, ma è rialzato di 32 cm. Adesso ve lo faccio vedere e vi spiegherò perché l'abbiamo pensato in questa maniera. Quindi, fatto il bagno, fatti i mobili, fatto il frigo, parte più importante di un camper, siamo finalmente arrivati alla dinette. La dinette è un salotto e un letto. Qui è dove passiamo il nostro tempo durante il giorno, dove possiamo lavorare al computer, dove ci rilassiamo. Ovviamente la notte anche dove dormiamo. Al momento non c'è un letto, ma state con noi perché ci sarà.
Come è strutturata la dinette? Allora, la dinette è praticamente un materasso a ferro di cavallo costruito con delle panchine. E qui al centro abbiamo installato un swivel table, che è un letto, buonanotte, è un tavolo che si può muovere praticamente, si può girare da una parte dall'altra come volete. Magari dovete passare, andare giù in fondo e in mezzo, si muove semplicemente, si fa un po' di casino e il letto è bello che è andato e c'è tanto spazio per rilassarsi con le gambe. Però in questo momento non ci rilassiamo, anche perché ho appena finito la mia birra. Quindi riportiamo tutto il nostro swivel table a posto, facciamo girare tutto a casa e continuiamo con il nostro tour. Potete venire avanti, vi voglio mostrare questa ala che è molto importante. Qui, come potete vedere, è il nostro pannello di controllo. Muovo un po' il cuscino così vedete bene. Qui abbiamo una presa di corrente ad alta tensione con qualche USB nel caso dovessimo caricare qualcosa. Qui c'è il sensore dell'acqua, acque chiare e acque scure. Premendo possiamo vedere se sono cariche o scariche. In questo momento, per esempio, le nostre acque chiare sono non scarichissime di più perché dobbiamo andare a riempire. Qui c'è il bottone dell'inverter, questo è per accendere la corrente ad alta tensione nel caso ci serva, e poi quando non ci serve più si spegne. In questo modo preserviamo un po' di energia. Proseguiamo, qui abbiamo il telecomando della ventola. La ventola è una ventola Max Fan Deluxe che abbiamo installato qui esattamente sopra il letto. La comodità di questa ventola qual è? È che può sia espellere l'aria che introdurre aria fresca all'interno del veicolo, quindi crea una bellissima corrente d'aria che va dalla ventola fino alla finestra che abbiamo installato sulla porta scorrevole. In questo modo, quando cuciniamo, possiamo succhiare l'odore o spingere l'odore al di fuori della finestra, e quando dormiamo possiamo avere sempre una, diciamo, una leggera brezza, una leggera aria fresca. La ventola è regolabile in 10 velocità differenti e c'è una piccola tettoia sopra che protegge dall'acqua, quindi può funzionare anche mentre piove. Molto 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 comoda, veramente. Installarla è un'avventura, che solo installarla già merita proprio il prezzo, però poi una volta installata è veramente una buonissima ventola. Ok, continuiamo con il nostro pannello di controllo. Qui abbiamo il telecomando della televisione. Qui abbiamo una televisione, l'abbiamo installata in verticale per comodità, per salvare spazio, però volendo basta semplicemente tirarla, girarla, accendere e la televisione è pronta. In questo caso abbiamo YouTube, se vogliamo vederci, non so, ci sono criceti che si divertono, ecco, possiamo semplicemente cliccare e si carica. Però non credo che al momento sia il momento dei criceti, quindi spegniamola e continuiamo. Questo era tutto il pannello di controllo da questa parte. Adesso voglio farvi vedere solo due cose che abbiamo installato per comodità dall'altra parte qui sopra. Allora, vi faccio vedere. Questo è un rilevatore di monossido di carbonio. Praticamente nel caso manchi ossigeno suona e fa un suono allucinante. Per fortuna non ha ancora suonato e speriamo di non utilizzarlo mai. Però essendo che viviamo in uno spazio molto chiuso, è sempre meglio avere un po' di sicurezza, specialmente su cose del genere. Qua sotto invece abbiamo uno schermino di Victron Energy. Questo è uno schermo di uno smart shunt che abbiamo installato sulle batterie. Praticamente è uno schermo che ci informa dello stato delle batterie. Come potete vedere qui, non so se si può vedere in piccolo, si vede la carica che hanno al momento il nostro banco batterie. Inoltre, cliccando i vari bottoni, si può anche vedere qual è il consumo in questo momento e per quanto tempo le batterie potranno continuare a funzionare con il consumo corrente. Oltre al monitor delle batterie, c'è un altro modo che utilizziamo per controllare la carica delle nostre batterie. Quella è tramite un'app
che si chiama Victron Connect. Adesso ve la faccio vedere. Questa è un'app che funziona tramite Bluetooth, in cui noi praticamente possiamo monitorare lo stato di carica della batteria, quindi quanto è carica, vedere, controllare quanta energia solare sta entrando, oppure quanta corrente sta entrando dall'alternatore o dalla colonnina. Quindi è una app molto molto interessante per riuscire ad avere tutto sotto controllo il sistema, l'impianto elettrico, e allo stesso modo se c'è qualche problema tramite l'app riusciamo immediatamente a capire dove mettere le mani. Dopo più avanti parleremo anche delle batterie, dell'impianto elettrico e dei sistemi di ricarica. Intanto continuiamo di qua. Eccoci ritornati, potete ben capire a cos'era dovuta la pausa. Questa la mettiamo via adesso perché sennò non andiamo avanti col tour e continuiamo. Allora, siamo nella parte retro della dinette. Qui dalle parti abbiamo installato due contenitori. Sono dei contenitori flessibili che abbiamo trovato su Amazon per una ventina di euro. E contengono molto e ci hanno semplificato la vita, invece che costruire delle mensole che ovviamente con delle pareti storte come quelle di uno sprinter o di un crafter richiedono molto tempo, molta fatica e anche una buona abilità fai da te. Poi qui in fondo abbiamo installato da ciascuna delle due parti del van una piccola luce da lettura, molto comoda la sera, una presa 220 volt per ricaricare i vari elettrodomestici, computer, cellulare e quant'altro, e poi all'occorrenza abbiamo anche due entrate USB, sempre di ricarica. Questo da una parte e dall'altra. Quasi finito il nostro tour della dinette, però prima di farvi vedere come si monta il letto vorrei farvi vedere cosa è contenuto nelle nostre panchine. Allora, cominciamo dalla panchina di qua, alziamo un po' qui sotto. Come potete vedere qui abbiamo tutti i nostri asciugamani, le cose per il bagno, e di qua invece teniamo tutte le coperte, i lenzuoli e le cose per il letto. Vediamo dall'altra panchina invece. Alziamo anche qui, e qui abbiamo i guanciali che teniamo per dormire, mentre di qua c'è uno spazio ancora vuoto che al momento non abbiamo ancora riempito. Sono delle casse abbastanza profonde quasi come tutta la panchina, quindi molto 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 spaziose. Ok, adesso che vi abbiamo fatto vedere cosa c'è sotto le panchine, è il momento di montare il letto. Vi faccio vedere facilmente come si monta. Per prima cosa il tavolo va alzato, perché il tavolo diventerà una parte del letto. Il tavolo viene quindi appoggiato tra le panchine. Di sotto il supporto va levato, si preme e si leva. No, un attimo che è un po' stretto. Questo lo possiamo lasciare benissimo qua sotto, che non dà fastidio, così come i vari cuscini nel caso servissero li possiamo lasciare sopra, altrimenti li possiamo mettere via. Magari diciamo due li possiamo tenere per dormire. A questo punto utilizziamo l'asse di legno che avevamo messo prima nel cassettone. Questa va riposta qui al centro e gli schienali delle panchine li mettiamo qui al centro per comporre tutto il materasso. Il materasso è leggermente più largo del van, in questo modo va premuto con forza, però una volta che ci si dorme non si sentono tutti i tagli che ci sono nel materasso, quindi consiglio prenderlo un pochetto più grande. A questo punto, una volta fatto il materasso, si possono mettere i vari lenzuoli, i vari copripiumino che vi ho già fatto vedere prima dov'è, i guanciali e quant'altro. Quindi questo è per preparare il letto la sera. Molto veloce, molto comodo
Adesso ci abbiamo messo circa, non so, un minuto, magari con i lenzuoli ci si mette 2-3 minuti, però relativamente veloce. Perfetto, adesso che abbiamo visto questo, parliamo di acqua e elettricità. Partiamo dall'acqua. Qui sotto a questa panchina, sotto sotto anche sotto il pavimento, abbiamo installato un serbatoio delle acque chiare di 135 litri, che è una capacità abbastanza importante che ci permette di andare dai 7 ai 10 giorni in autonomia senza dover ricaricare l'acqua. Ovviamente il consumo di acqua dipende molto da persona a persona, questo è quello che abbiamo trovato per noi, però per altri può essere differente. A fianco alla tannica delle acque chiare abbiamo installato una pompa Trail King 7, okay, che è una pompa che manda 7 litri di acqua al minuto, e un vaso d'espansione fiamma. Un vaso d'espansione è un apparato che serve per ottenere l'acqua sia nel lavandino che nella doccia senza il singhiozzo della pompa, perché senza vaso d'espansione l'acqua verrebbe fuori a singhiozzo, a colpi. Tutto questo, questa è diciamo, il sistema, la base del sistema idrico. Ovviamente l'acqua che esce dal vaso espansione va sia all'acqua fredda per le varie utenze, sia al riscaldatore J.P. Heater che abbiamo visto in precedenza, dove viene riscaldata per creare l'acqua calda che viene dal lavandino, dalla doccia. Una volta che l'acqua è stata usata, l'acqua va, finisce sotto il van attraverso delle tubature nel serbatoio delle acque grigie che vi farò vedere di seguito quando usciamo dal van. Questo tutto per le acque chiare, cominciamo con l'elettricità. Allora, qui sotto questa panchetta abbiamo installato 300 ampere ora di batterie al litio che ci permettono di alimentare tutte le utenze di questo van che abbiamo visto finora. Inoltre abbiamo installato un inverter da 3000 watt di potenza che è molto molto grande, però ci serve per far andare il piano induzione perché non volevamo gas nel van e volevamo qualcosa di semplice, quindi abbiamo detto mettiamo tutto elettrico e per questo ci è servito investire in un inverter molto grande. E abbiamo tre sistemi di ricarica. Abbiamo ricarica dalla colonnina, che vedremo da fuori, c'è un'entrata in cui praticamente si collega la colonnina all'elettricità, spina e si ricaricano le batterie. Abbiamo 600 watt di pannelli solari installati sul tetto del furgone e abbiamo una ricarica tramite l'alternatore, quindi è un caricatore B2B che non vi spiego adesso in questo video nei dettagli come funziona, ma se volete possiamo approfondirlo in un altro video. Praticamente ricarica le batterie e i servizi nel momento in cui il van è in moto, mentre guidate si ricaricano le batterie. Utilizzando questi tre sistemi di ricarica, veramente non abbiamo finora mai avuto problemi con le batterie e non sono mai scese sotto il 50%, che è ottimo da una parte per aumentarne la longevità. Infatti delle batterie, qualunque esse siano, sia litio a ciclo profondo che AGM che a gel, non dovrebbero mai essere utilizzate più del 50% per aumentare al massimo la loro longevità. Questo era il nostro impianto elettrico. Adesso, per ultimo, vorrei parlarvi di accessibilità. Volevo farvi vedere un attimo cosa c'è all'interno delle panche, perché questo ovviamente è quello che si vede quando si alza, dove si alza la seduta, però abbiamo costruito questo van con l'accessibilità in mente. Se qualcosa si rompe, dobbiamo essere rapidi e veloci e poterlo riparare soprattutto, perché fidatevi, le cose si rompono, ma tantissimo. Però fino adesso non ancora, però abbastanza. Quindi abbiamo progettato le panche nella seguente maniera. Qui abbiamo due contenitori separati e all'occorrenza possiamo alzare e possiamo accedere sotto. In questo caso, qui sotto possiamo accedere all'impianto elettrico da una parte oppure dall'altra. Qui, per esempio, abbiamo tutti i nostri vari caricatori Victron, l'inverter o la scatola dei fusibili. Qui chiudiamo, voglio farvi vedere l'altra parte. Ci sono i vari tubi del riscaldamento che vanno al fronte del veicolo, vari cavi elettrici, qui
qui sotto c'è il serbatoio delle acque chiare che è accessibile tramite questa bocchetta nel caso serva a introdurre qualche prodotto oppure fare della semplice manutenzione. Qui c'è la sonda delle acque chiare, mentre qui dietro abbiamo la pompa, il vaso d'espansione e il riscaldamento. In questo modo tutto è accessibile e tutto è facilmente raggiungibile nel caso ci sia un'avaria o un'emergenza o quant'altro. Cosa molto importante in un van che ci eravamo quasi dimenticati è uno specchio. Ciao Isa! Ciao ciao! Abbiamo installato questo specchio a circa un metro dove possiamo vederci totalmente e quindi prepararci per quando dobbiamo uscire. Questo era uno dei dettagli che ci eravamo quasi dimenticati. Bene, allora questo era l'interno del van, adesso vediamo l'esterno brevemente. Allora, partiamo da questa parte, qui abbiamo l'entrata per la corrente dalla colonnina. Qui si può mettere una spina, si attacca e ricarica le batterie. Molto semplice, efficace. Poi, proseguiamo dietro, qui abbiamo un portabici per due biciclette, e all'interno abbiamo il nostro piccolo garage. Da questa parte abbiamo installato una doccia, un doccino esterno che si può utilizzare d'estate per lavare la sabbia, per lavare scarponi in montagna, per lavare qualunque cosa che usate una doccia per lavare, quelle cose lì insomma. Poi, cioè, non mi devo spiegarvi io cos'è una doccia. Poi, qua al centro invece abbiamo, diciamo, tutte le cose che usiamo all'esterno, quindi abbiamo i cunei per il van nel caso che il parcheggio sia un po' storto, è abbastanza scomodo perché si dorme storti, la pentola scivola e l'acqua pende tutta da una parte, quindi i cunei a volte sono molto utili. Poi abbiamo delle sedie da giardino, un tavolo tutto pieghevole per fare eventuali picnic, una scala telescopica per raggiungere il tetto del van qualora serva e un piccolo fornelletto a gas che va con piccole bottigliette di butano nel caso volessimo allontanarci dal van, cucinare all'esterno. Abbiamo questa soluzione, costa 20 euro su Amazon, comodissimo, e qui semplicemente teniamo il gas al momento che abbiamo le piccole bottigliette portatili e nient'altro, al momento è tutto vuoto. Ok, quindi questo era il retro del van. Finestre, ovviamente le finestre anche queste le abbiamo installate noi, è stato molto divertente devo dire, sono oscurate al 70% quindi bloccano un po' di luce, però per la notte quando dobbiamo dormire o quando non vogliamo che nessuno veda dentro abbiamo creato delle piccole tende magnetiche di oscuranti e isolanti che si possono semplicemente appiccicare intorno alla finestra con le calamite sul metallo del veicolo e fanno il loro lavoro oscurante. Poi da questa parte del veicolo invece abbiamo le ultime entrate che sono il riscaldamento, qui potete vedere dove esce il gas di scarico del riscaldamento J-Peter, mentre qui è da dove entra l'aria fresca. Ovviamente non, questa è tutta aria che entra, va in combustione, esce, però non entra nel veicolo, quindi la combustione non manda aria all'interno del veicolo, che invece scalda sull'aria che è già presente all'interno. Qui abbiamo un bocchettone per ricaricare le acque chiare. Qui sotto, se vi posso far vedere bene, sotto la ruota c'è la nostra tanica delle acque grigie. Quella qua che si può vedere, l'abbiamo installata con un kit che abbiamo ordinato dall'Inghilterra, facilissimo da installare, sono 4 bulloni, 4 viti, un paio di supporti e qui a fianco c'è un rubinetto, diciamo, in cui possiamo quando serve possiamo svuotare le acque grigie. Qui in fondo invece, nell'ultima parte, abbiamo quella presetta d'aria che vi ho fatto vedere prima in bagno, da cui escono gli odori 24 ore su 24 grazie alla ventolina del computer che abbiamo utilizzato, che abbiamo installato. Quindi questo era tutto per l'esterno. Adesso, ultima cosa, voglio farvi vedere la cabina di guida. Andiamo dentro. Ultima cosa che volevo farvi vedere qui nella cabina di guida è questa radio che abbiamo installato. È una smart radio che quando si accende il veicolo e si mette la retro fa vedere direttamente le immagini da una telecamera che abbiamo installato sul tetto in fondo al van. Vedete, per esempio, levo la retro e la radio si avvia.
nel momento in cui metto la retro abbiamo fatto un collegamento per cui si connette automaticamente alla telecamerina dietro. Essendo un veicolo di 7 metri molto lungo, senza una visuale posteriore sarebbe molto difficile parcheggiare. Per il resto è una radio abbastanza, diciamo, abbastanza moderna, in cui si può ascoltare musica, si può navigare su internet oppure si possono usare varie app e guardare, cioè i passeggeri ovviamente, non il guidatore, possono guardare per esempio Netflix o altri YouTube o utilizzare altre apps. Quindi questa è una piccola chicca, credo che per noi è molto utile, perché alla fine si spende tanto tempo nella cabina di guida e questo fa volare il tempo molto più velocemente. Inoltre funziona anche come GPS, che l'abbiamo installato qui, quindi anche nel caso che il cellulare sia senza energia si può sempre utilizzare la radio come GPS per navigare. Ultima cosa della cabina di guida, che la maggior parte dei veicoli, dei van, hanno, è spazio sotto i sedili. Noi qui abbiamo due sedili, perché abbiamo, quando abbiamo trovato il van aveva tre sedili e abbiamo pensato che un terzo sedile può sempre tornare comodo, quindi abbiamo deciso di non rimuoverlo, nonostante questo si blocchi l'accesso posteriore, bisogna sempre uscire e rientrare, questa è la scomodità di avere tre sedili. Qui sotto abbiamo dell'altro spazio, aprendo i sedili possiamo vedere qui sotto dove teniamo tutti i nostri attrezzi. Qui sono attrezzi da lavoro, quindi qualunque problema potessimo avere abbiamo qualunque attrezzo possibile e immaginabile che ci può servire sulla strada per fare le varie riparazioni. Mentre qui invece abbiamo catene da neve, una canna dell'acqua per riempire le acque chiare e un caricabatteria B2B nel caso la batteria di accendimento del veicolo non funzionasse, potremmo collegare le batterie dietro a quelle davanti, oppure nel caso ci fosse un'avaria o arrivassero molto basse di livello potremmo ricaricarle utilizzando una colonnina corrente 220. Questo era lo spazio e la cabina abitativa. Adesso andiamo dietro per i saluti finali e magari un'ultima birretta. Ok, grazie a tutti, questo era il nostro tour della nostra umile casa e spero vi sia piaciuto, spero che possa essere di ispirazione. Se avete delle domande, dei dubbi, vi piacerebbe vedere qualche altro video su qualche dettaglio in particolare, scrivetemelo nei commenti qua sotto che sicuramente li leggo e vedrò di fare il possibile. Ovviamente sul sito lostontheroad.com, come già sapete, ci sono tutte le guide molto più dettagliate che i video YouTube, quindi se vi serve aiuto con qualunque aspetto di una camperizzazione fai da te, lì troverete tutte le informazioni che vi servono. Ovviamente se vi fa piacere cliccate subscribe, che fa piacere anche a me. Questo era tutto, vi lascio, un beso. E questa è l'ultima parte del nostro van, il nostro motto: follow your dreams before your dreams will follow you. Bene ragazzi, questo era tutto per oggi, vorrei ringraziare anche la mia cameraman che mi ha sopportato per una buona oretta e mezza, due orette e basta. Due. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere come l'avete trovato, ciao!